Buongiorno carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti nel nostro appuntamento quotidiano di preghiera. Iniziamo subito con la recita della preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare insieme a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Oggi, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visionna, iniziamo il primo giorno di Quaresima, di questo cammino. Oggi è il mercoledì delle ceneri. E come ci diceva il nostro Papa Benedetto, la Quaresima è il tempo privilegiato del pellegrinaggio interiore verso colui che è la fonte della misericordia. È un pellegrinaggio in cui lui stesso ci accompagna attraverso il deserto della nostra povertà, sostenendoci nel cammino verso la gioia intesa della Pasqua. La Quaresima ci vuole condurre in vista della vittoria di Cristo su ogni male che opprime l'uomo e la donna. Volgiamoci al nostro Signore Gesù. Convertiamoci, sperimentiamo la sua misericordia. Abbandoniamoci al Signore in questo momento di adorazione e per tutto il cammino quaresimale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eccomi inginocchiata davanti al tuo altare, Signore Gesù. Io sono polvere e cenere, io sono colpa e peccato. Come potrò parlare di te, Signore, accostarmi alla tua mensa, ricevere la tua divina maestà in me? Tu richiedi un cuore puro, umile. Io ti porto un cuore superficiale, pieno di peccati, freddo. Ma se tu non vieni in me, che cosa sarà di me, Signore? Vieni, Signore Gesù, non guardare i miei peccati. Perdonami e fammi una donna nuova. Amen. Anche Gesù ha sperimentato il deserto e la tentazione. Non si è sottratto a nulla e ha vissuto fino in fondo la sua umanità, nonostante fosse il figlio di Dio. E questo deve darci una grande consolazione e soprattutto ci invita ad entrare nel deserto con lui, a non aver paura della fame, del freddo, dell'aridità spirituale, del sentirsi bisognosi di tutto. Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore, dice Dio per bocca del profeta Osea. E queste parole il Signore le rivolge anche ad ognuno di noi in questo inizio di Quaresima.
lasciamoci condurre nel deserto per lasciarci sedurre dal Signore. Il deserto è il luogo del silenzio, della preghiera, è il luogo della lotta, ma anche della conversione, del ritornare a Lui con cuore puro. È il luogo della pace, nell'unione profonda con nostro Signore Gesù. È il tempo di Quaresima, è un tempo giusto per riprendere in mano la nostra vita, per ritornare a Dio. Il tempo per distogliere la nostra vita dai molti idoli che ci seducono. Il tempo per scoprire la gioia di essere cristiani, spalancare il nostro cuore, la nostra libertà a Dio. Dio che è amore, non lascia mai le persone come le ha trovate, le illumina, le ispira, le consola, le converte e le trasforma. E ad affrontare questo tempo appena iniziato, invochiamo lo Spirito Santo che ci aiuta a camminare in questo cammino quaresimale. Vieni Spirito Santo, alloggia nei nostri cuori e semina i tuoi germi di vita. Illumina i nostri occhi perché vedano la tua presenza anche laddove non appare. Dove c'è amore, dove c'è desiderio di pace, impegno di giustizia e di uguaglianza, dove c'è dono generoso di sé, ci sei tu, c'è la tua forza divina, oh Signore Gesù. Vieni Spirito Santo e riaccendi l'amore.
Signore Gesù, credo che tu sei qui vivo e presente nel sacramento dell'altare. Contento di vedermi, desideroso di parlarmi, pronto ad ascoltarmi. Signore, tu sei il Padre di tutti, che ci custodisce e ci chiama ad unità. Signore, tu sei tutto per noi e ci chiami ad essere tuoi testimoni. Signore, fa digiunare il nostro cuore, che sappia rinunciare a tutto quello che allontana dal tuo amore, ma che si unisca a te, esclusivamente e sinceramente a te. Fa digiunare il nostro orgoglio, tutte le nostre pretese, le nostre rivendicazioni, rendendoci più umili e infondendo in noi come unica ambizione quella di servirti. Fa digiunare le nostre passioni, la nostra fame di piacere, la nostra sete di ricchezza, il possesso avido e l'azione violenta. Che il nostro desiderio sia di piacerti in tutto, Signore Gesù. Fa digiunare il nostro io, troppo centrato su noi stessi, che ci tiene egoisti, che ci tiene induriti, che vuole solo il suo vantaggio. Fa digiunare la nostra lingua, spesso troppo agitata, troppo rapida nelle sue repliche, severa nei giudizi, offensiva. Fa solo che esprima bontà e stima. Che il digiuno dell'anima, con tutti i nostri sforzi, serva per migliorarci, metterci con più gioia, con più umiltà, in preghiera per te, Signore Gesù. E ci rivolgiamo a Maria Santissima, Madre del Sì, tu che hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce, il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di Lui e raccontaci il suo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi i nostri cuori. Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e come a Cana spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Prega per noi, Maria Santissima, perché Gesù
morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Siamo qui, davanti a Gesù, Eucaristia, per annunciare a tutti il suo amore. Signore Gesù, accoglici, perdona i nostri peccati. Convertici. Spalanca il tuo amore a noi, Signore Gesù. Questo amore che ci dà speranza, che ci illumina. E regni e rendici degni apostoli, Signore Gesù, per annunciare la tua parola attraverso le nostre opere, Signore Gesù. E a questo Dio che dobbiamo convertirci, fratelli e sorelle. E a questo Dio che ci dobbiamo lasciare amare. La Quaresima deve diventare il tempo dello stupore per le parole di Gesù, per i gesti di Gesù, per la sua morte, per la sua risurrezione. Questa è la nostra conversione. Questo è il nostro rafforzamento di fede. E il Signore ci rende liberi nelle nostre scelte. Non ci trattiene, non ci costringe. Liberi di seguirlo, di amarlo. E oggi vogliamo chiedere, Signore Gesù, la grazia di perdonare, come tu fai con noi, Signore Gesù, affinché diventiamo uomini e donne nuove e migliori. E ora affidiamo le nostre intenzioni al Signore per intercessione di Maria Santissima. Apriamo i nostri cuori, che Lui tutto può, e facciamolo agire nella nostra vita. Abbandoniamoci a Lui in preghiera e diciamo la preghiera che ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. E preghiamo nostro Signore Gesù, con l'intercessione e con l'aiuto degli arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, e con l'aiuto di nostra Mamma Santissima Maria, preghiamo per tutti coloro che sono all'ascolto di questa adorazione e per tutti coloro che ci stanno scrivendo. Affidiamo come sempre la nostra Chiesa, il nostro Papa Francesco, tutti i sacerdoti, le suore. Affidiamo questo nostro cammino quaresimale e le nostre famiglie. Una preghiera per il nostro Vescovo Domenico. Preghiamo per Elisabetta da Como, che chiede preghiere per la conversione di Anna Maria e per il figlio Davide. Preghiere per la famiglia di Alberto e Luigi, per Gaia e Andrea, per gli studi di Christian e Francesco. Lode a Dio, Signore Gesù. Preghiere per Monica da Sassari, per la conversione, guarigione e liberazione, per le sue figlie, per tutti i sacerdoti, per tutti i consacrati, per la beatificazione di Padre Daniele e Giovanna Rita. Signore Gesù, confidiamo in te. Vi ricordiamo, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, che se volete pregare insieme a noi in diretta qui da Assisi, potete farlo telefonando al numero 075 81 36 35 e pregare con noi qui in diretta. Preghiamo per Dani da Milano, che affida al Signore Vale e la sua famiglia, Roby, Stefano e tutti quelli che porta nel suo cuore. Preghiere per Rosaria d'Agrigento, che rivolge la sua preghiera per le persone che sono sole, per gli ammalati, per tutti i bambini, per la fine della guerra. Signore Gesù, pensaci tu. Maria da Modugno chiede preghiere per la sua famiglia. Donatella dalla Calabria chiede preghiere per Alex e Giglio, per la loro liberazione, e per Caterina, per la sua malattia. Confidiamo nell'amore di Dio. Stefania da Perugia fa una preghiera di ringraziamento alla Santa Trinità e a Maria Santissima e chiede la liberazione di tutta la sua famiglia. Lodi a te, oh Signore Gesù. Abbiamo una telefonata in diretta. Pronto? Pronto? Benvenuta Maria Vision. Ciao. Ecco, io sono Maria, grazie. Io vi vedo da qualche giorno, vi seguo l'adorazione, mi piace molto. Io oggi vorrei ricordare il 10° anniversario della salita in paradiso di mia mamma. E poi vorrei continuare a pregare per la mia famiglia e per me, che sono in situazione di malattia da diverso tempo. Prego per i medici che mi curano, però ho tanta fiducia nel Signore
nelle persone che rendono possibile come voi questa adorazione, insomma, ecco. Mettiamo tutte le tue intenzioni di preghiera nel cuore sacratissimo di Gesù attraverso l'intercessione di Maria Santissima. Facciamo un Ave Maria insieme. Va bene, sì. Ave Maria. Ave Maria. Piena di grazia. Il Signore è con te. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. Grazie di aver pregato con noi, sorella. Che Dio ti benedica e ti protegga. Che vi benedica anche voi. Grazie. Santa giornata. Buona mia santa giornata. Okay. Preghiamo anche per Donatella da Caravaggio, che chiede la conversione della sua famiglia e della famiglia di Dato. Giuseppe da Grigento chiede una preghiera per la sua famiglia. Confidiamo nel Signore Gesù per tutte le famiglie del mondo. Una preghiera per Maria Concetta da Pachino, che ringrazia Gesù perché l'intervento della sua potente mano è stato glorioso e benedetto. Ringraziamo per Domenico e per Salvatore. Grazie, Signore Gesù. Preghiamo per Casilda da Palermo, che chiede preghiere per Suor Stella, che è salita in cielo, e per tutti i nostri defunti facciamo un eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda di essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Possano stare tutti tra le braccia di Dio. Abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto? Pronto, sono Francesca. Benvenuta, Francesca. Grazie, ho ascoltato adesso l'adorazione che è stata meravigliosa. Io chiedo preghiere per me, per la mia salute, che sono sotto cura, che il Signore possa essere il medico in assoluto e mi possa guarire e liberare e mi dia la forza di affrontare la mia situazione di salute. Amen. Per la mia conversione, per la conversione della mia famiglia. E che il Signore possa spezzare tutte le catene e di affidarmi completamente a Lui, perché Lui si trova la pace, l'amore, la liberazione e la guarigione. Che il Signore possa accogliere queste tue intenzioni di preghiera, ma soprattutto che questo tempo di Quaresima ci porti a sanare le nostre ferite, a rafforzare la nostra fede. Sì. Facciamo per intercessione di Maria un Ave Maria alla Madonnina che possa accompagnarci in questo cammino. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Ave Maria, di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che Dio ti benedica e ti protegga sempre. Grazie, continuate a pregare per me, per favore. Assolutamente sì, grazie di aver pregato insieme. Prego, che Dio benedica. Santa giornata, grazie, grazie. Buona giornata. E ci rivolgiamo al nostro Signore Gesù per intercessione con l'aiuto degli arcangeli, di pregare per tutti i nostri fratelli e sorelle che siano liberati da ogni male. Il Signore ci ha detto: vi lascio la pace, vi do la mia pace. E per l'intercessione della Vergine Maria, concedici di essere liberati da ogni male, Signore Gesù, e di godere sempre della tua pace.
per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per Maria da Roma, che chiede preghiere per tutta la sua famiglia e chiede consolazione al suo cuore rivolgendosi a Gesù. Preghiere per la fine della guerra e per la pace nel mondo. Amen. Preghiere per Giada, di 13 anni, che oggi sarà operata di un tumore al fegato, e confidiamo nella misericordia di Dio affinché l'operazione vada bene. E diciamo insieme: Gesù, pensaci tu. Alfonso da Castellammare di Stabia chiede preghiere per tutta la sua famiglia, preghiere per la pace nei cuori e per tutto ciò che porta nel suo cuore. Enrica da Lodi, la mettiamo sotto al manto di Maria con la sua famiglia, preghiere per tutti i suoi defunti e una preghiera speciale per Filippo, affinché il Signore lo guidi sempre nel suo amore. Abbiamo una telefonata in diretta. Pronto? Pronto? Sei in diretta? Pronto? Sei in diretta, benvenuta Maria Vision. Senta, siccome sono una nonna della Sicilia, che ho una nipotina che è ora 2 annetti, e di chi è nata piange sempre, non dorme la notte, sua mamma poverina è disperata. Se ti possiamo fare una preghiera? Assolutamente sì, assolutamente sì. Preghiamo per questa nipotina, confidiamo nell'amore di Maria. Virginia, preghiamo con un salve Regina alla Madonnina, sì, per intercessione. Sì. Salve Regina, madre di misericordia, madre misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Salve a te, te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Confidiamo per l'intercessione di Maria Santissima. E per tutti, e preghiamo pure per tutti i bambini che stanno nella guerra. E preghiamo per tutti i bambini, per tutti i bambini, che il Signore possa donargli serenità e pace nei loro cuori. Grazie di aver pregato con noi, che Dio ti benedica, sì, e ti protegga. Buona giornata. Santa giornata, santa giornata. E grazie e buona giornata. Santa giornata. Preghiamo anche per Pasqualina da Asti, che chiede preghiere per Don Antonio, per la sua salute, e preghiere per tutti i sacerdoti. Preghiere per Lina da Bologna, per la sua famiglia, per la salute fisica e spirituale di tutti i suoi componenti. E confidiamo sempre nel Signore, perché Lui tutto può. E il Signore è la nostra gioia, il nostro amore, il nostro tutto. Signore Gesù, pensaci tu. Preghiere per Giovanna da Nocera, che chiede al Signore di purificare tutti i cuori aridi. Signore, converti i cuori affinché le persone possano conoscere il tuo amore e rinascere. Abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto? Buongiorno. Pace bene, sorella. Pace bene anche a voi. Le chiedo preghiere di spezzare le catene del male a mia nipotina di 8 anni, che ha uno spettro di autismo e un disturbo del comportamento. Chiedo al Signore di liberarlo il prima possibile, e anche per tutti i componenti della mia famiglia, di essere liberati dal male, per la pace
della mia famiglia, di tutte le famiglie del mondo, e per la nostra conversione e una fede salda. Amen. Che il Signore possa ascoltare. Grazie. Santa giornata, che Dio ti benedica. Grazie, lo stesso anche a voi. Grazie, vi sorella. Chiedo di continuare ad insistere per queste preghiere. Assolutamente. Che confidiamo nell'aiuto del Signore per questa tua intenzione. Vi ringrazio di cuore. Santa giornata, grazie. Oh Signore, tu sei grande, tu sei Dio, tu sei Padre. Dall'angoscia, dalla tristezza, dalle ossessioni, noi ti preghiamo, liberaci, oh Signore, dall'odio, dall'invidia, noi ti preghiamo, liberaci, oh Signore, dai pensieri di gelosia, di rabbia, di morte, noi ti preghiamo, liberaci, oh Signore. Da ogni pensiero di aborto, di suicidio, noi ti preghiamo, liberaci, oh Signore. Dalla divisione di famiglia, da ogni amicizia cattiva, noi ti preghiamo, liberaci, oh Signore. Noi ti preghiamo, Signore, per intercessione della Vergine Maria e di tutti gli arcangeli, Michele, Raffaele e Gabriele, di godere sempre della tua pace e del tuo amore. Amen. Continuiamo a pregare per Salvatrice da Ragusa, che chiede preghiere per tutti gli ammalati del mondo, preghiere per Matteo, per Fabio, che guariscano completamente dal coma, preghiere per tutti i giovani del mondo, figli, nipoti, per Gabriele, Alessia, Daria, Mattia, Salvatore, che siano sempre in pace e serenità. Preghiere per Valentina da Cuneo, per la sua guarigione. Preghiamo per la famiglia di Tiziana da Roma, per Francesca da Napoli, per l'unione del suo matrimonio. Abbiamo una nuova telefonata in diretta. Pronto? Pronta. Benvenuta, sorella. Buongiorno a voi tutti di Maria Visione, che Dio vi benedica. Benedica. Senta, anche io te. Chiamo che voglio presentare al Signore, che purtroppo io so poco bene. Praticamente soffro di attacchi di panico, di depressione, di apatia. Infatti non sto uscendo più di casa e mi mancano le forze e tutto. E poi, diciamo, questo è per l'aspetto della salute, però poi chiedo la mia conversione per quanto riguarda l'aspetto spirituale, perché la conversione è la cosa più importante, secondo me. E quindi chiedo al Signore di aiutarmi a metterlo al primo posto nella mia vita. E amen, che sia così, carissima sorella, che possa rafforzare la tua fede, che possa guarirti e liberarti. Facciamo insieme una preghiera al nostro Signore Gesù con un Padre nostro. Padre nostro, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie, sorella, di aver pregato con noi, che Dio possa sempre benedirti e illuminarti. Grazie a voi, Dio vi benedica tutti quanti voi. Santa giornata. E preghiamo per Marinella da Roma, che confida nell'amore di Gesù, per sua figlia Fabiana e sua nipote Lavinia. Preghiere per Luciana da Roma, per il suo intervento, che il Signore possa illuminare di Spirito Santo tutti i medici. Confidiamo in Dio per la famiglia di Maria Pia da Roma,
Preghiamo per Maria Teresa da Rimini, per tutta la sua famiglia e per tutto ciò che porta nel suo cuore. Preghiere per Anita, che confida nell'amore di Dio per la sua famiglia, per la pace in tutto il mondo, e preghiere per Maria Vision. Preghiere per la famiglia di Marcello da Forlì. Abbiamo una nuova telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Benvenuta. Grazie, io mi chiamo Dalecce, vorrei fare una preghiera per mia figlia soprattutto, che affetta da una malattia cronica, anch'io. E vorrei che la Madonna ci custodisca. Che la Madonnina possa proteggervi e custodire a te e tua figlia e tutte le persone della tua famiglia. Facciamo un Ave Maria e chiediamo l'intercessione di nostra Mamma Celeste. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io vi ringrazio tanto col cuore, prego anche per voi e che vi dia salute come bellino. Che Dio ti benedica e ti protegga, a te e tutta la tua famiglia. Grazie mille. Santa giornata. Pace sorella. Bene, grazie. Pace bene, pace bene. Buongiorno. Buongiorno. E il Signore Gesù ci ascolta. E il Signore Gesù ci vede qui riuniti davanti a Lui. Siamo tutti fratelli e sorelle. Abbiamo l'umiltà di stare insieme, di stare uniti nell'amore di Dio. E preghiamo nostro Signore che possa perdonare i nostri peccati, che possa liberarci, guarirci. Signore Gesù, abbi misericordia di tutti noi. Sostienici in questo nostro cammino. Abbiamo una telefonata in diretta. Pronto? Pronto? Pronto. Benvenuta, sorella carissima. Pronto? Pronto. Come ti chiami? Incoronata. Incoronata, benvenuta. Benvenuta. Grazie a voi. Dimmi la tua preghiera. La preghiera, Ave Maria, per me e per mia figlia e per tutta la mia famiglia. Affidiamo. Sono tanto sto bene io e volete pure la mia figlia. Affidiamo le tue intenzioni di preghiera. Incoronata, affidiamo le tue intenzioni di preghiera al Signore in questo momento che è qui davanti a noi, nelle nostre case. Ave Maria, piena di grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che il Signore ti benedica e ti protegga, a te e tutta la tua famiglia, carissima sorella. Santa giornata. Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E abbiamo pregato con la nostra sorella Incoronata e siamo giunti quasi al termine di questa nostra adorazione eucaristica in diretta con le vostre telefonate. Io continuo a leggere le preghiere che mi sono arrivate sul nostro numero di WhatsApp e confido nell'amore di Dio e nella sua misericordia per tutte queste persone. Preghiamo per Silvia da Latina, preghiamo per Andrea da Albano Laziale, per Francesco da Aprilia,
per Michela da Roma, preghiere per Camilla da Bari, preghiere per Sergio, preghiere per Melania da Padova, preghiere per Simone da Verona, preghiere per Alfonso da Castellammare di Stabia, preghiere per le intenzioni di Isabella, preghiere per Rosella dalla provincia di Perugia, preghiere per Gina da Salerno, preghiere per Rosa Romano, preghiere per Anna Luisa da Agrigento, preghiere per Emanuela da Roma, preghiere per Annalisa da Fiumicino, preghiere per Letizia da Roma, preghiere per Lucia da Gorizia, che chiede preghiere soprattutto per Marisa. Signore Gesù, tu sai, tu puoi tutto. Preghiere per Donatella dalla provincia di Perugia, preghiere per Franca da Frosinone, preghiere per Marco da Genova, Fausto da Viterbo, Giulio da Monza Brianza, per Sergio da Roma, preghiere per Angelica da Empoli, preghiere per Giovanni da Terni, preghiere per Giuseppe da Agrigento, preghiere per il figlio di Anna Paola da Falconara, preghiere per Eli dalla Sardegna, preghiere per Fiorella da Milano, preghiere per Girolamo da Catania e per la sorella Marilù, preghiere per Maria da Reggio Emilia, preghiere per Antonietta da Bari e suo marito Rosario, preghiere per Giancarla da Padova e per tutte le intenzioni che portate nei vostri cuori. Abbiamo finito questo nostro momento di adorazione. Vi ricordiamo che oggi pomeriggio alle 16:30 ci sarà un'adorazione da Trapani, quindi le vostre intenzioni verranno lette e pregate anche in questa adorazione. E vi rimandiamo con noi all'appuntamento per domani con le vostre telefonate in diretta. Ringraziamo nostro Signore Gesù qui davanti a noi. Ringraziamo tutti voi di aver pregato insieme a noi di Maria Vision. E in riparazione a tutti gli oltraggi e sacrilegi al Santissimo Sacramento, diciamo insieme: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi auguro un buon cammino di preghiera. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Vision. Pace e bene a tutti voi e che Dio vi benedica. Santa giornata.